Sono Eros, ho 21 anni, mi sto preparando per entrare a fare sicurezza informatica in statale a Milano e ho scelto il servizio civile come esperienza sia per sostenermi economicamente nel frattempo degli studi che perché era un progetto che mi interessava anche come crescita personale facendolo in biblioteca a Legnano. Mi chiamo Noemi, ho 22 anni, frequento l'Università degli Studi di Milano, il corso di Lingue e Letterature Straniere e presterò servizio presso la Biblioteca Comunale del Comune di Sedriano. Ho scelto di partecipare a questo progetto perché mi piaceva l'idea di fare questa esperienza di passaggio che facesse un po' da ponte tra l'università e il mondo del lavoro. Mi chiamo Martina, ho 20 anni, non studio attualmente, faccio servizio civile nella biblioteca di Bareggio. Ho fatto questa scelta per aiutare altre persone che come me fanno dei DSA, ad aiutarle a incentivare la lettura, a promuoverla e poi soprattutto perché mi piace molto leggere e volevo vedere l'ambito della biblioteca. Ciao, mi chiamo Mary, ho 23 anni e non studio, sono disoccupata e ho deciso di fare questo progetto di servizio civile per magari avere un'opportunità nella vita perché non riesco a trovare lavoro e ho scelto il progetto di protezione civile a San Giuliano Milanese presso la polizia locale. Ciao, sono Martina, ho 23 anni, abito a Paullo. Ho fatto questa scelta perché sembrava insomma, un'opportunità da cogliere e sicuramente un'esperienza che ti può dare qualcosa anche a livello professionale, personale. Ciao, sono Sabrina Curai, ho 23 anni e ho fatto il servizio civile presso il comune di Cinisello Balsamo all'Ufficio Europa. E tra i servizi dell'Ufficio Europa c'è anche il servizio Eurodesk con la quale continuerò a collaborare dopo la fine del servizio civile. È stata un'esperienza bellissima e non vedo l'ora di continuare a lavorare in questo settore. Sono Matteo Parati, ho 29 anni e ho prestato servizio civile presso il comune di Montodine nel Cremonese nel settore dei servizi sociali. Un'esperienza molto bella che ho vissuto nel comune. Attualmente concluso il mio servizio, sto cercando lavoro nel settore della Game Concept Art, che è quello in cui mi sono laureato. Ciao, sono Tiziana Ducciac, ho svolto servizio civile presso il comune di Cesano Maderno nel progetto Protezione Civile. Ho 26 anni, sono laureata in Economia e Finanza. Attualmente sono in ricerca attiva, sto studiando per i concorsi per entrare nelle pubbliche amministrazioni. Per me è stata una bella esperienza e veramente consigliata a tutti. Ciao, sono Claudia Punzo, ho 28 anni, ho prestato servizio nel settore cultura del comune di Brescia in una biblioteca e dopo il mio servizio civile che si è appena concluso continuerò a studiare perché sto per laurearmi e poi cercherò lavoro come tutti. Mi chiamo Camilla, ho 18 anni. L'ho trovata molto interessante, soprattutto la parte del quando i ragazzi che hanno già fatto il servizio civile hanno dato le loro opinioni, comunque la loro esperienza. È stato molto interessante e spero che la mia esperienza possa essere buona quanto la loro. Ciao, sono Riham Said, io ho 25 anni. Sono partecipata del servizio civile e oggi stiamo facendo l'incontro per sapere cosa possiamo fare come volontieri. È stata molto utile di ascoltare le presenti, anche le persone che hanno fatto questa esperienza, per capire come va davanti. Jacopo, 24 anni, ho trovato molto interessante l'intervista del primo, colui che ha dato avvio in Italia forse al servizio civile e anche le testimonianze dei ragazzi che già avevano comunque affrontato questo percorso di un anno. Mi è piaciuto tanto, c'era tanta informazione che
bisogno per tutti. Sono Valentina Veneto, rappresentante nazionale dei volontari e delle volontarie in servizio civile, nello specifico per la macro area del nord. Questa con ANCI Lombardia è una giornata a portata di giovani e soprattutto per i giovani, dove nello specifico oggi pomeriggio riusciranno a confrontarsi. Che cosa mi porto a casa? Mi porto a casa un momento di confronto e di partecipazione che è stato utile per me e che spero sarà utile anche per i volontari che si stanno avviando al servizio civile.